avventurieri. Ognuno i propri buchi. I propri buchi. Mi scosto un pochino così fate più luce. Sono fatti poco il culo. Tutto armato. Sti accumuli di sabbia e ora diventa bello. Porco zio, ma qua ci saranno state le scale. Era più semplice in discesa, no? Brava, in teoria. Porca troia. Inizia a mancare l'ossigeno. Avventurieri, ah, grande. Siamo persi. Ho trovato una nuova dimora. Ma il bagno è di qua sicuro. Ma è più bagno. Ci cadono. Sembra faccio dei 7 piani di matte a piedi. Sarà la prova di matte. Mi va a levare qua, non ti praticare. Vabbè, dai. Peccato che ormai è francese. Eh sì, è girato verso di loro, ma... E usciamo. Allora, stiamo per entrare a Fort Jau, qualcosa del genere. Facciamo questa esplorazione. Abbiamo visto che l'osservatorio dà completamente dall'altro versante, dove abbiamo fatto la direttissima per la gioia di Robby. Sono molto contento. Via, vediamo un po'
dove ci portano i meandri di questo forte. Vai, accendiamo le luci, va, che so già che qua finisce a schifio. Arca troia. Destra o sinistra? Sì, aspetta, che ho dei problemi. Aspetta. Sinistra, allora andiamo, andiamo a destra, che andiamo a vedere la parte di là. Parte alta? Parte storica. Parte storica. Signor Dalben, spero che dopo il giro di oggi poi si decida a comprare qualcosa. Non è che possiamo stare qua a farle vedere tutti le nostre case a disposizione. Porca miseria, buio? Oh, che bello! Ci abbiamo un corridoio lungo dove i bimbi possono giocare tranquillamente. Giocare. Andiamo di qua? Verso il buio dove? A sinistra? A destra? Non so. Mia mamma sarà contenta a vedere di nuovo sto video quando mi dice non ti infilare, potrebbe essere pericoloso. Ah, ma fa anche le luci laterali. Come le luci laterali? Ah, questa è la scala che porta su. Mi ha scoperto di avere più potenza di luce. Cioè, quando posto cane fa fare i dubbi esistenziali. Ah, che riporta su. Aia! Bisogna trovare quell'osservatorio perché io voglio vedere. Qua c'è tracciata una freccia a destra. Con scritto morte. Che burlone. Scale, raga, cioè le scale è la metafora della vita, cioè c'è chi scende, c'è chi sale. Dai, ci sono delle scale, raga. Se ci sono delle scale, però guarda qua, hai visto? Sì, non c'è. Ah sì, c'erano per chiudere le feritoie. Quando ci sono delle scale buie che portano 50 metri sottoterra, cioè, come si fa a non percorrerle? Tonno. Ah, che bene, qua abbiamo un'apertura. Gallo. Speriamo di trovare. Risotto espresso. Di non trovare un mufflone. Queste sono ossa. Guarda, guarda, sì. Il gallo. Ossa. Questo pure. Quello è uno sterno. Guarda questo. Aspetta un quadro. Qualche bestia. Ah, vuoi comprare lo scheletro? L'esoscheletro? È pieno di ossa. Qualche lupo, se mi serve qualche pezzo. Sarà qualche lupo che viene a sgranocchiare quella qua. Sarà un posto? Sì, qua deve essere la tana di qualche animale feroce. Qua ci scherzi, secondo me. Scale. Un po' messo. Raga, scale. Raga, sono contento quando vedo le scale. Ma raga, dove vi porto? Altre feritoie. Scale, raga! Qua ci abbiamo il giardino. Ah! Abbiamo degli animali. Sì. Quelli che si sbranano. Amici. E delle scale che danno in un buco. Un buco. Oh, cosa ho trovato secondo voi? L'osservatorio. Che dà su una trincea. Dobbiamo fare un giorno. Un spazio. Sì. Uno spazio che avevo. Metta una cazzata, non c'entra un passavo mica qua.
Abbiamo fatto, abbiamo raggiunto l'osservatorio. Manco cazzo. Eravamo praticamente da quella casa laggiù. Abbiamo fatto tutta la direttissima su per la montagna per arrivare a questo forte. Che Robby non vedeva l'ora di vedere. Ma quello è vero. Spinelli. Ce lo succa. No. E ora polenta. Polenta e usai con due ossa. Raccattate all'interno del forte. Aia! Non ci passa, c'è il cavalletto ancora, che rompe. Giù, ancora giù, bravo così, bravo. Vado? Vada. Minchia che trincea. Focca miseria. Ah. Allora, siamo. Chi va per primo? Vai tu? Siamo all'ennesima scalinata. Un po' liscia, mi sembra. Con una mano la GoPro e l'altra il cellulare. Non benissimo. No, porco zio, porco zio. Allora, forse abbiamo trovato i sotterranei. Lasci passi lo stesso, dai. Ci fa il cretino. Ah, il buco che vedevamo prima. Minchia, potevamo buttarlo. Porca troia. Tipo, questo era un pilone portante che si è spaccato sotto. Allora, finché c'è... Però non c'è uno. No. Scusa, ma l'olio per il motore? L'olio per il motore? Come cazzo ci riportano qua? Sta rumenta. Ma perché passiamo dall'altro lato, secondo me. Vedrai che sbuchiamo. In Svizzera. In Svizzera. Poi mandiamo tutto a Voyager. Minchia spettacolo. L'ho detto che andava dall'altro lato. Belin, belino. Che cazzo? Pagliura. Ma... Diego. C'hanno 100 anni. L'hanno letto finora? Ma dove vai tanto? No. È chiuso. Andiamo a fare il giro. Questo sai cos'è? Sì, sta a vedere, eh. Non c'è nient'altro, vedrai che questo fa il giro dietro a sta camera. Perché questa qua è la polveriera. Quindi è messa dall'altro lato del forte. Vedrai che fa solo il giro, è come il forte Geremia. L'hai visto, Silvio? Cosa? Il muro adesso d'acqua. Ah sì. Vediamo un po'. Giro, giro. Quella cos'è? Cacca. Sbollito. Eccolo qua. Qua sì, sì, questa qua è la polveriera. E infatti vedete che fa solo il giro. Cioè, ritorniamo pronto, indietro. Margherita con doppia mozzarella veloce, che ce n'ho altre due. La serietà dei ragazzi. Guarda, non ci vedo un cazzo. Ah sì, e ritorniamo dove era. Quindi gatto non c'era nient'altro. Porca troia. Sotto il sole, sotto il sole. Di limone, di limone. Si fa di un petto. Lo faccio come? Quindi niente. Siamo sulla strada militare. Mi portava
ai forti. Abbiamo un po' sbagliato i calcoli, forse ritorneremo a casa. Robby è contento dei sbagli miei di Diego. La gioia. Abbiamo scoperto che Robby anche soffre di vertigini, quindi siamo nel posto giusto dove... Cosa? Allora, signori, io accendo la videocamera per chi sta vedendo questo video, non per qualcosa, ma noterete il nostro sentiero come si è fatto. Stiamo passando in mezzo a una pietraia. Questo grazie al fatto che avevamo una comoda strada ex militare, comunque sia bella piana, che ci portava con dei tornanti dolci di nuovo sul sentiero per ritornare a casa. Invece no, uno e uno di due qua dietro. No, facciamo l'altra strada che è più corta. Sì, più corta, ma come vedete poco simpatica alle mie caviglie. Ecco. Ah.